Firmato stamattina presso il liceo Galileo Galilei di Piedimonte Matese un protocollo d'intesa che sancirà un accordo istituzionale tra la Federazione Italiana Pallavolo Campania, il liceo Galileo Galilei e la Polisportiva Matese. Ma cosa significa la giornata di oggi e quali sono le finalità dell'iniziativa per la pallavolo nell'Alto Casertano e nella scuola? Beh, io credo che di sicuro questo evento sia fondamentale ed importante per la pallavolo. Per la scuola credo che sia un momento di incontro con una federazione che mette al centro della propria attività la qualità, riportata anche al mondo scolastico. Quindi credo che i benefici possano essere, per tutte e due le istituzioni. La federazione che mette a disposizione la qualità dei suoi tecnici, delle sue società, perché poi non dimentichiamo che questo protocollo viene stipulato tra la federazione, la scuola e la società di riferimento affiliata alla federazione del territorio. Quindi credo che ci sia un ritorno per tutti, per la scuola perché ovviamente attraverso lo sport sicuramente si può plasmare al meglio un giovane in evoluzione e per la federazione la possibile ricerca di nuovi atleti da mettere a disposizione della società di riferimento. Ma la pallavolo non è solo pallavolo indoor, ma è anche beach, è anche snow volley, è anche sitting volley, quindi il messaggio legato all'inclusione è totale. Quali sono nel dettaglio le finalità dell'incontro di oggi? Nell'ambito della nuova rimodulazione della FIBAF Campania, grazie al dottor Pasciari e all'avvocato 5, sul territorio si vuole fare in modo che la pallavolo ritorni ad essere quella che era un tempo. E dopo gli accordi fatti dalla FIBAF Campania con il MIUR, ci sembrava d'obbligo poter rappresentare sul territorio questo progetto, che porterà in palestra tutta la popolazione d'età scolastica e ci permetterà di riprendere il discorso in un post-Covid che ci auguriamo possa portare tante gioie. Il liceo gioca d'anticipo, anche perché in questo momento particolare che stiamo vivendo tutti, i nostri ragazzi soffrono del fatto del dover essere chiusi in casa e tutto questo ha generato nei nostri giovani veramente delle grosse difficoltà di socializzazione, ma anche un calo nel livello degli apprendimenti scolastici. Per cui la scuola, insieme agli enti, alle associazioni, ha il compito di aprire le proprie porte, di accompagnare questi giovani ad avere fiducia in se stessi. E quale strategia migliore se non attraverso lo sport per aiutarli a riprendere la propria libertà e la propria vita? L'accordo di oggi è fondamentale e importante perché avvia un processo nuovo di approccio allo sport. E mi auguro che si possa fare sinergia anche con tutte le scuole del territorio per accompagnare questi giovani a vivere in modo diverso l'ambiente che ci circonda, nell'ottica del rispetto dell'ambiente, nell'ottica del rispetto della propria persona, ma soprattutto per ridare fiducia agli adolescenti in modo particolare, che la vita riprende e dobbiamo riprendere normalmente le nostre attività.